per la Santa Chiesa, perché in ogni sua parola e in ogni suo gesto faccia trasparire sempre più chiaramente il Signore Gesù in cui crede e in cui spera, preghiamo. Esaudisci il tuo popolo, Signore, per il paese in cui viviamo, perché il Signore dia a tutti noi forza e immaginazione per creare rapporti veramente umani in un mondo dominato dalla fretta e dall'ansia, preghiamo. Per le nostre famiglie, perché accrescano il senso di ospitalità e di comunione nell'amore e diventino luogo privilegiato di crescita nella speranza, preghiamo. Per le suore di clausura, che nella preghiera e nel lavoro edificano silenziosamente l'unità della Chiesa e la pace nel mondo, perché siano liete e perseveranti nell'offerta della loro vita, preghiamo. Per noi qui presenti, perché sappiamo interrogarci davanti a Dio e ai fratelli sui nostri limiti e le nostre contraddizioni, per fare della comunità eucaristica una vera famiglia, preghiamo. Per il nostro Vescovo, Sua Eccellenza Monsignor Ignazio, perché trovi, con l'aiuto della grazia del Signore, la forza di continuare la sua missione apostolica con bontà, umiltà e carità cristiana, noi ti preghiamo. Esatto.